Mister Salvatore Cimino, Vivicentro, non crede che la posizione di Scaccabarozzi esterno alto limiti sia le sue caratteristiche che la squadra perda in fantasia e destro, caratteristiche tipiche di calciatori impiegati in quel ruolo? Sì, bisogna sapere che quando si fanno delle scelte bisogna dare equilibrio, bisogna vedere anche i ragazzi come stanno fisicamente, bisogna valutarla per i 95 minuti. Bisogna sapere che abbiamo 5-6 centrocampisti e quindi Scaccabarozzi, io sono contento di quello che sta facendo, come sono contento di quello che stanno facendo tutti i ragazzi. È logico che quando saremo tutti a regime ci saranno sicuramente delle partite dove quel ruolo verrà impiegato il giocatore che ha quelle caratteristiche, ma ad oggi bisogna pensare all'equilibrio, perché sono le prime partite, stiamo giocando questa settimana ogni 3 giorni. Quindi la scelta di Scacca che mi dà equilibrio, evidentemente qualche ragazzo non è ancora pronto sotto l'aspetto dei 95 minuti e quindi bisogna essere bravi, equilibrati a gestire le risorse umane. Sempre Salvatore Cimino chiede: Silipo e D'Agostino sono pronti per poter giocare di più e poterle dare l'opportunità di non perdere giocatori importanti come Mignanelli? Noi sappiamo che abbiamo dei giovani interessanti e quando si va a fare formazione i giovani che giocano, giocano perché meritano. In più sappiamo che dobbiamo utilizzare i ragazzi per il discorso giovani. Abbiamo investito quest'anno su tanti giovani e quindi loro giocano a prescindere, non dalla regola. Ci tengo a dire questa cosa qua. Silipo è stato 10 giorni fermo. E quindi ieri ha fatto la rifinitura ed è per questo che il ragazzo è entrato gli ultimi 20 minuti, adesso non ricordo. D'Agostino insieme a Guaragini e Della Pietra sono dei ragazzi a cui noi come società, io come allenatore credo tantissimo, però devono giocare 11 giocatori in campo e non 15-16. Salvatore Ciotta, Magazine Pragma. Mister, ottimi 3 punti bene in fase difensiva, avete rischiato solo nel finale ma avete faticato a trovare la rete. Con Zigoni avrete più pericolosità? Zigoni ci dà qualche altra scelta, no? Nelle situazioni, con le sue caratteristiche. Noi negli ultimi 30 metri ancora sbagliamo l'ultimo passaggio. Ci stiamo lavorando, consideriamo che da 2 mesi che stiamo insieme la squadra, a parte 7-8 giocatori, è nuova, quindi non si può avere tutto e subito, altrimenti uno ha la bacchetta magica, non è così. Però mi piace lo spirito di questi ragazzi, di coloro che entrano, di coloro che non entrano, sono i primi a dare la pacca sulla spalla e quello per me, per noi è fondamentale. L'ultima, sempre Ciotto, di Magazine Pragma, siamo soltanto all'inizio, ma è possibile l'obiettivo playoff? Ma guarda, capisco la domanda, è lecita, però parlare di playoff quando mancano 35 partite alla fine. Mi piace parlare domenica dopo domenica e quindi nel caso alzare l'asticella di pari passo alla crescita del gruppo, quindi un passo per volta. Grazie mister. Prego.